Dalla torre del gol del 2-2 passiamo alla torre del gol del momentaneo 1-0. Patrick Ciurria ha messo dentro la sua terza rete stagionale, la prima però all'Artemio Franchi, ed è una sensazione diversa, ha detto in conferenza stampa. Sentiamoci allora le parole dell'ex Spezia. Sono molto contento, soprattutto per la vittoria che ci dà fiducia e ci serviva veramente. Poi sì, il gol viene dopo, ma l'importante oggi era vincere. È il tuo primo gol al Franchi, è una sensazione diversa? Ma diciamo che segnare in casa è tutta un'altra cosa, senti i tifosi che gioiscono, tutta la squadra che gioisce insieme a te, poi segnare a Siena è più bello, diciamo, segnare in casa è sempre più bello. Senti, la gara era cominciata bene, non il tuo gol sembrava potesse essere quasi in discesa, perché si è complicata così maledettamente? Ma diciamo che di fronte avevamo una grande squadra come la Viterbese, infatti si vede che in classifica è nella zona alta, e siamo calati, diciamo, dal ritmo e dall'intensità, e loro sono stati bravi a cogliere quell'attimo dove siamo calati, però oggi penso che abbiamo dimostrato una grande prova di squadra, perché non abbiamo mollato fino all'ultimo e abbiamo fatto vedere che il Siena c'è e che vuole chiudere questo finale di stagione nel miglior dei modi. Eri consapevoli che questa era una gara che bisognava vincere in qualche modo, perché era troppo importante? Ma diciamo che era da vincere in tutti i modi, perché se no andavi nelle zone dove il Siena non ci deve stare perché non lo merita. Oggi penso che abbiamo fatto vedere anche un bel gioco, un buon gioco, e sì, dobbiamo cercare di chiudere queste due partite nel miglior dei modi e basta. Hai dimostrato anche freddezza comunque davanti a porta, nel controllo e poi nel tiro, tra l'altro di destro. Quello mi sono sorpreso anch'io, no scherzo, però sì, ho visto che il difensore si è aperto, ho cercato di infilarmi in mezzo all'area e poi sì, di destro, ho visto il portiere che ha fatto il passo verso sinistra e l'ho messa sul primo palo. Tra l'altro tiro potente e preciso, che anche la situazione, insomma. Sì, diciamo che sono contento. Un gol simile anche a quelli precedenti, se vogliamo, comunque un taglio, un filtrante. Sì, diciamo che quella lì è la mia forza, diciamo, gli inserimenti e il tiro da lontano. Poi è stato bravissimo Ale che me l'ha appoggiata di prima, mentre la difesa era ancora aperta, e siamo riusciti a far gol. E poi ha anche riscattato quel gol sbagliato al primo minuto con Renate, che poteva costare caro, adesso tanti errori. Esatto. Sì, nel calcio, come sappiamo, si sbagliano gol e si fanno, quindi io sono contento, soprattutto, come dicevo prima, della vittoria della squadra, che è la cosa fondamentale, e del mio terzo gol. Adesso andiamo ad Olbia, carichi, a fare la nostra partita. Secondo te manca un punto per la matematica? Ci siamo oppure... No. Ma noi penso che dobbiamo mettere in campo quello che abbiamo messo oggi, cattiveria, grinta, e giocare fino al 90esimo, giocare come sappiamo giocare, come abbiamo dimostrato oggi, e poi i calcoli li faremo alla fine. Ultimissima domanda, saresti a salvezza raggiunta, saresti disponibile a restare assieme? Ma io sì, vediamo la società cosa decidi di fare l'anno prossimo nel mercato estivo, però sì, io sì, mi sono trovato da subito bene, sto cercando di dare il 100% a questa società perché merita tanto, lavora bene, è una società seria, quindi perché no? Senti, il Siena si è trovato in una situazione difficile al di là di quello che poteva pensare, e il pubblico, le pressioni, sentite questo peso psicologico di questa situazione con il pubblico che non è contento? Ma questo è il calcio, sappiamo che in una stagione ci sono dei momenti dove la squadra va bene, dei momenti della squadra dove c'ha delle difficoltà, e il pubblico giustamente viene qua per vedere che la squadra vada bene, però ci sta che, come ho detto prima, ci sono delle difficoltà, ma noi ce la mettiamo tutta, vogliamo vincere anche noi, non ci fa piacere perdere, quindi diciamo che noi quando siamo dentro non pensiamo all'ambiente esterno, pensiamo a fare nel migliore dei modi, e poi sperando sempre di vincere, ovviamente.
Passiamo adesso all'ultimo contributo da parte degli ospiti della Viterbese, il tecnico della squadra di Piero Camilli. Stiamo parlando di Rosolino Puccica, ex pianese. Sentiamoci allora le sue dichiarazioni. Niente, è successo quello che a volte succede nel calcio, no? Il calcio è concentrazione fino all'ultimo secondo. Noi purtroppo abbiamo pagato queste due disattenzioni. Io credo avevamo la partita in mano, anche se avevamo cominciato a perdere un po' campo, però tutto sommato gli attacchi del Siena non erano così da far pensare un capovolgimento di risultato in pochissimi minuti. Però ribadisco, il calcio è questo. Noi fino ad oggi avevamo subito 3 gol nella mia gestione, ripeto, è difficile dirlo, sono cose che accadono, devono far riflettere, perché una squadra di calcio per diventare una squadra importante deve limitare al massimo queste disattenzioni. Questa Viterbese in questi playoff che ruolo pensa possa giocare? Ma guardi, io intanto, così come ho detto al mio collega di Viterbo, noi i playoff dobbiamo ancora raggiungerli matematicamente. Oggi speravamo di raggiungerli e poi cercare comunque di avere una classifica migliore possibile. Io ribadisco, dopo aver visto anche oggi la mia squadra, almeno io parlo del periodo in questo periodo in cui io ho avuto la squadra, noi abbiamo avuto tantissime disavventure, consideri che oggi noi abbiamo portato in panchina e dovuto far entrare Cenciarelli, Cruciani addirittura mancava da due mesi e mezzo, è la prima volta. Cenciarelli aveva fatto 20 minuti con l'Alessandria e in settimana si è fermato, perché per cui abbiamo fuori cuffa, abbiamo Jefferson che aveva 60 minuti nelle gambe, tornava anche lui da tantissimo tempo. Io credo che questa squadra, abbiamo Cuffa con il braccio rotto, abbiamo Ian Arilli che si è operato allo zigomo, per cui abbiamo avuto tantissime difficoltà, ma non negli 11, perché io devo essere grato a questi ragazzi che in queste 6 giornate, 11-12, hanno dato tutto e il massimo. È certo che per elevare la qualità ci vogliono anche giocatori di qualità e ci vogliono giocatori che possano dare il cambio durante una gara con una condizione ottimale. Pertanto io credo, ne sono certo di questo, che la Viterbese al completo, con tutti i giocatori al massimo, può giocarsela con tutta. Questa è la mia sensazione, insomma. Stasera indubbiamente era il Siena e per tanti motivi doveva avere più motivazioni, doveva fare la gara. Dopo aver passato anche in vantaggio, forse si aspettava che facesse qualcosa di più il Siena. Come l'ha visto? Ma no, io mi concentro molto sulla mia squadra, non mi permetto di giudicare il Siena. Noi abbiamo subito il gol quasi all'inizio della gara. Nella mia testa mi aspettavo una partenza importante di una squadra che comunque oggi poteva ottenere la permanenza in categoria, pertanto ce l'aspettavamo, abbiamo subito questo gol, ma sapevo benissimo che noi ogni volta che attaccavamo potevamo dar fastidio al Siena, ma noi diamo fastidio a tutte le squadre perché abbiamo giocatori bravi, abbiamo giocatori importanti, per cui non ci siamo, anzi forse quel gol ci ha un po' ci ha dato la sveglia. Io credo da quel momento in poi abbiamo cominciato a prendere in mano la partita, l'abbiamo fatta, l'abbiamo pareggiata, potevamo passare in vantaggio già dal primo tempo con la parata del portiere sul colpo di testa di Jeffers, sulla mezza girata di Neglia, abbiamo avuto occasioni.
pronti via, il secondo tempo siamo passati in vantaggio e forse lì abbiamo peccato un attimino, abbiamo creduto che potevamo gestirla tranquillamente, però come ho detto prima il calcio è niente, ci vuole niente a ribaltare una situazione, bastano due piccole disattenzioni come abbiamo fatto noi, addirittura la seconda era il gol della vittoria del Siena direttamente dal fallo laterale. Dispiace per quello che abbiamo fatto durante la gara, ripeto, io ho fatto i complimenti alla mia squadra, logicamente come loro in questo momento siamo amareggiati, ma questo non ci deve togliere l'entusiasmo che abbiamo creato in queste sei partite, perché ribadisco, noi abbiamo la possibilità di arrivare fino in fondo e arrivarci in modo da potercela giocare con tutti. Mister, noi ci conosciamo dalla Senese, sì. Da Viterbese di nascita, che responsabilità c'è da allenare la squadra della sua città? Ma sai, io per me Viterbo rappresenta un po' quello che Roma rappresentava per Totti, no? È logico che le aspettative sono tante, anche io sento tantissima responsabilità addosso, perché mi piacerebbe non deludere la gente della mia città, della mia provincia, gente che conosco. Riconosco quasi tutti, considero io ho giocato anche 11 anni nella Viterbese, questo è il terzo ritorno da allenatore, però la cosa più importante per me dal momento che ho messo piede di nuovo in questa panchina intanto è ringraziare il mio presidente, al di là che tutti conoscono come vulcanico e come persona mangia allenatori, io forse sarò l'unico e per sempre a doverlo ringraziare, perché a distanza di qualche anno che io mancavo da questa categoria mi ha ridato la possibilità di rimettermi in gioco, per cui per me la riconoscenza sarà infinita al di là di quello che poi potrà succedere, più o meno. Io sento tanta responsabilità, ma oggi vi dico la sincera verità, sono non dispiaciuto perché è la mia prima sconfitta di questo piccolo periodo, ma sono dispiaciuto per i ragazzi, perché mi hanno accolto in una maniera speciale, in una maniera si sono messi a disposizione verso di me in tutto e per tutto, e avergli ridato un po' di sorriso per me è stata la gioia più grande. Oggi che li vedo un po' tristi mi dispiace per loro più che per me, insomma, però ripeto, il calcio è bello anche per questo, il calcio è bello, è come la vita, no? Bisogna essere sempre pronti alle varie situazioni che accadono. Oggi è andata male, ma noi abbiamo la possibilità e sono convinto che questi ragazzi hanno le qualità, oltre che tecniche e morali, per disputare una grandissima partita domenica. Senta, a proposito del presidente, l'ha visto, che cosa gli ha detto? No, perché l'ultima volta che la Viterbese in Coppa Italia viene qui rimase molto deluso, si arrabbiò molto. No, non l'ho visto, probabilmente lo sentirò dopo, ma qualunque cosa lui dica l'accetterò, perché comunque fa parte del suo personaggio, fermo restando che ribadisco, potrà essere dispiaciuto per il risultato, per qualche ingenuità che abbiamo commesso, ma sicuramente non sarà dispiaciuto per aver visto la propria squadra lottare e giocare, a mio parere, anche con grande qualità a tratti. Questo allora era l'ultimo contributo con il Siena, che tra sei giorni scenderà nuovamente in campo in trasferta sarda ad Olbia con molta più tranquillità, perché la zona play-out ritorna a 5 punti a 2 partite dal termine, quindi è quasi fatta. Concentrazione comunque che deve restare, perché l'Olbia è ancora in lotta per i play-out, per la salvezza, e quindi sarà importante strappare lì il punto che consegnerà la definitiva salvezza. Io, dallo stadio Artemio Franchi, è davvero tutto. Io ricordo il risultato: Siena batte Viterbese 3-2. Da Giuseppe Ingrosso un buon proseguimento di serata su Canale 3 Toscana.